Renzo Amore, candidato a sindaco, il primo candidato a sindaco alle amministrative del 2013, già ti sei candidato un anno fa, ma perché hai preso la volata così lunga? Per non avere problemi, uno si candida subito, si toglie dai piedi e così tutti quanti sono tranquilli. Senti, ma perché questo movimento contro Enna Politica, proprio contro? Contro Enna Politica è proprio la definizione esatta del mio sentimento. Enna Politica, quindi significa la classe dirigente politica, io mi ci schiero contro, perché loro Piazza Armerina non l'hanno mai tenuto in considerazione. Sì, ma sei destinato a rimanere da solo, qua sono tutti con Enna, cioè anche quei tuoi amici recentemente... Fa nulla, è il mio sentimento, non è il sentimento di una città intera. Ma che cosa è stata, cioè qual è l'azione principale del tuo movimento? Cioè a parte andare contro Enna, no? Contro, quindi contro tutti, penso, questi deputati regionali che ci sono, contro che sono Mirello Crisafulli, Elio Galbagna... Tutti, nessuno escluso. E quindi la proposta qual è? La proposta è quello di poter dare un contributo affinché si possa sostituire questa classe dirigente che veramente ci deprime ogni giorno che passa sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di cercare di realizzare qualche obiettivo. Gli obiettivi sono quelli della presenza di controenna politica in consiglio comunale e poi chissà. Ma se tu fai una presenza, cioè dal punto di vista proprio del programma, quali sono i punti centrali del vostro movimento? Allora, il programma non è definito, perché non sappiamo ancora chi possono essere o chi potranno essere i nostri compagni di percorso, però sicuramente una centralità del programma sarà sicuramente la famiglia. Troppa gente oggi è lasciata così al caso. Io, per citare qualche esempio, proprio per dare un cenno di quello che accade in determinate famiglie, ci sono famiglie che hanno moglie e figli e non hanno un'entrata nemmeno di un euro. Questi sono casi gravi che nessuno però se li prende in considerazione. Senti, alle prossime amministrative allora andrai da solo oppure farai accordi con qualcuno? No, spero di trovare dei compagni di percorso, di trovare un'intesa e di trovare tanta gente che possa sposare questo obiettivo più che progetto. Ma se sono tutti con Enna? Cioè, tutti i partiti sono... No, non credo che Piazza Armerina sia con Enna. Se i partiti sono con Enna, i partiti questa volta rimarranno quasi da soli. In che senso? Nel senso che tutta questa gente... Oggi noi non vogliamo stare più nascosti. In campagna elettorale noi vogliamo fare, se il caso, nomi, cognomi di questa gente che dà un contributo fuori Piazza Armerina e non lo dà a Piazza Armerina. Quindi non vogliamo stare a casa, vogliamo scendere in piazza, parlare con la gente, far capire come sono andate le cose da 20 o 30 anni a questa parte. Grazie Renzo, buona giornata. Prego, ciao Agostino.